ovviamente io non sono un parlatore. Parlo e dico castronerie a braccio. Di conseguenza, a domanda rispondo. Prego tutti gli amici a che mi formulassero delle domande, per le quali domande posso rispondere seriamente o con una barzelletta. Va bene. Adesso però aiutiamoli, facciamo questa presentazione in modo che ripercorriamo delle immagini tue. Benissimo. E su queste magari parli un po' e poi... Ho bisogno di un appoggio. Immagini. Perché costruisci bici da corsa? La bicicletta, le biciclette mi piacciono come oggetti. Oggi quelle da corsa sono più uno strumento di tortura che uno strumento di sport. Perché uno strumento di tortura? Tutti i ciclisti, sia professionisti che dilettanti che amatori, si bombardano per ottenere dei risultati. Perché? Quando una buona bicicletta è uno strumento di piacere, è uno strumento di lavoro, quando viene impiegata per il motivo per il quale è nata. Necessità. Questo lo leviamo. Non è necessario arrivare. Allora, maestro, deve più o meno così, a questa altezza. Non serve, non ce la chiamo. Allora, la bicicletta a che serve? Per motivi di salute compriamo la bicicletta, facciamoci una passeggiata, respiriamo dell'aria pura e diventa salute, e diventa piacere, e se dobbiamo spostarci per piccole distanze, la bicicletta disinquina il mondo. Operando due fasi attive, il piacere, la salute propria e la salute della terra. Quindi biciclette da corsa lasciamole ai professionisti, però impediamo loro che utilizzino le bombe. Quindi da strumento di tortura a strumento di piacere. È un quartetto che sta girando sulla pista di Monteroni, quando la pista di Monteroni era attiva. Oggi non più. I miei nipoti è probabile che possano vederla in funzione. Rivederla in funzione. È una premiazione fatta sul comune di Monteroni. C'è il sindaco Marini che volle il velodromo. Maestro, purtroppo non si sente. Benissimo. Allora, qui, questo è fissato il sindaco Mario Marini, che volle il velodromo. Maestro, glielo tengo io il microfono. Benissimo. Questo signore non lo conosco, questo è stato campione italiano di ciclismo, Ettore Costantini. Questo è l'avvocato Bellini. Questi altri non li ricordo perché questo è un tifosissimo del velodromo di Monteroni, Toraldo. E questo è Carlo Carlà quando aveva quasi tutti i capelli, anche neri. È una premiazione al comune di Monteroni. E poi c'era la Royal, la Gelati Royal, che sponsorizzava un poco il campionato mondiale. Da non dimenticare gli sponsor che resero possibile la costruzione del velodromo. È una veduta del velodromo di Monteroni, cartoline che hanno girato il mondo, adesso distrutta. Ho le fotografie di quando lo stavano costruendo. Progetto ingegnere Sarolli, esecutore l'ingegnere Montinari di Lecce. Alzerò la voce, d'accordo, ti ringrazio per il consiglio. Devi creare la cultura della bicicletta, poi la possibilità della bicicletta. Lecce è una città ideale,
Bisogna creare gli spazi non tanto per la riparazione, ma parcheggi che custodiscano le biciclette. La custodia della bicicletta è una cosa essenziale, tanto che stanno inventando e mettendo in commercio dei kit per individuare il posto dove andrebbe a finire la bicicletta. Funzionerà? Certamente sì, però la prima custodia della bicicletta deve esercitarla il proprietario, non lasciarla così come va e come viene, anche per un motivo semplicissimo: la maggior parte delle biciclette sono economicissime. Il furto non danneggia il proprietario, ma favorisce la malavita. Il giudice non condanna il ladruncolo, ma dovrebbe condannare il proprietario perché non tiene cura del suo oggetto. Applauso, poi ci vuole l'applauso. Questo è un telaio molto vecchio, credo di averlo fatto il 78-80, perché porta ancora i passafili saldati sul tubo orizzontale. Successivamente si è optato per il freno passante all'interno. Questa è una bicicletta che credo che stia a Lecce. Dovrebbe averla quell'orologiaio che sta in via dei Biccari. Questo è un tandem che sta in America. È corredato da 3 freni. Un freno alla ruota anteriore e 2 freni alla ruota posteriore, perché erano 2 colossi militari della base NATO di San Vito. Questa è una delle tante biciclette in carbonio, non so chi l'abbia acquistata, mentre quella che si intravede sopra lì era una bicicletta da pista che è andata a finire a Milano. Questa è un'altra delle tante biciclette in carbonio. E questa è un'indicazione al verniciatore che faccio retro di quella fotografia. Questa è una bicicletta che è in possesso del dottore Greco, radiologo che stava a Campi allo studio di radiologia. Renato Greco. Questa è una bicicletta che sta in Belgio, non me l'hanno pagata. È la stessa. Non te l'hanno pagata sempre, è stata pagata. E questo è un prototipo. È un prototipo di tipo mountain bike con le ruote da 29 pollici. Questa è la bicicletta del professore Sgarra, la chiamò Scirocco. È sempre la stessa. E questa è la sede dell'officina, Carla. È scandalizzante. Ma perché la strada cinesca sta abbassata così? Come? Perché la strada cinesca è abbassata così? Mi hanno raccontato che c'è un motivo. È all'altezza delle mie corna. Questa è una parte di un orologio ricavato con pezzi vecchi di bicicletta. E questo è un fotomontaggio di una fabbrica di maglieria. Della Speciali Z. E questo in embrione, proprio in embrione, del telaio della bicicletta dell'architetto Carpentieri. Sempre un saggio di quel telaio. Quanti colpi di martello mi sono date sulle mani? E questo è scorcio dell'officina, questo era in fase avanzata di assemblaggio. Attrezzi. Sempre la bicicletta di Afro, questa sta quasi alla fine. E questa è la discussione con la signorina. Ecco, vieni qua. A questa signorina che voi la vedete, è un artista, si cimenta in vari campi, anche nella scrittura. Scrive delle poesie magnifiche, alla quale, signorina, io prendendogli le mani,
ho insegnato a portare il cannello per saldare. Ecco qua la signorina, ecco la signorina che sta saldando. Questo è il solito orologio. E questa è una cascata di forcelle che le tengo al deposito, qualcuno è qui. Al lavoro alla mola. Guai se quella foto va in mano sotto gli occhi di un ispettore del lavoro. E questo è il laboratorio scalcinatissimo. Vediamo cosa ho scritto qua. Vorrei che ci fossero imprenditori giovani. È rivolto a voi. Che tengano la forza di comprare le macchine per dissodare i terreni e creare un'officina, scuola di arti e mestieri, visto che non esistono più. Pensa di creare un architetto, se vuoi ti do una mano a realizzarla. Pensa di creare. Era rivolto a lui. Era rivolto a me, quando abbiamo parlato. Era discorsivo e l'hai riportato. L'hai riportato. Quando si arriva a quel questa me l'ha data il professore Sgarra, non so, e me l'ha scritta lui. Come devo mettere in cornice la poesia che mi ha fatto questa donnina? Allora, quando si arriva a quel tempo dove non esistono lucchetti a catena e la bramosia del possesso che uccide l'uomo, tu pensi che la soluzione a questa pena sia dall'appiattimento dell'economia. L'appiattimento dell'economia avverrà quando tutti avranno il pane da mangiare. Non tutti ce l'hanno. E questo, chi sarebbe questo? Un povero africano che avrà visto un occidentale o un europeo con una bicicletta. L'ha copiata con mezzi primitivi di legno, facendone il suo mezzo di trasporto. All'amico afro, avrei dovuto all'architetto afro, avrei dovuto scrivere all'architetto, ma l'amicizia e la frequentazione mi impedivano di aggettivare il nome. All'architetto afro, per convincerlo che dal nulla si può fare tutto. Ora, maestro Carla, so che tu sei venuto oggi qua perché volevi dire delle cose, no? So che sei venuto qua perché volevi dire delle cose. Che cosa devo dire? No, quello che volevi dire. Ieri mattina mi hai chiamato perché avevi un pensiero e volevi dirlo a tutte le persone. Mi hai detto invita quante più persone sono possibili. L'auspicio mio sarebbe che le autorità competenti di governo, anche di governo della città, si interessassero non tanto alla circolazione della bicicletta quanto alla possibilità di diffondere il lavoro conseguente all'utilizzo della bicicletta, non solo l'officina di riparazione, ma progredire fino a quel punto di poter fare le biciclette. Oggi è molto difficile, lo facevo notare a qualche amico, avendo recuperato questo, dove importatori poco onesti, fregandosene della mancanza di lavoro che c'è in Italia, importando degli oggetti a prezzi stracciati. Questi oggetti sono merce di scambio dell'onestà degli italiani. Non è disonesto chi compra questo oggetto, è disonesto chi lo vende, è disonesto di chi ci marcia sopra, pensando che una bicicletta o 100 biciclette con un'officina attrezzata si potrebbero costruire in Italia.
sono biciclette che vi rubano il lavoro, che vi rubano il lavoro, non che mi rubano il lavoro, che vi rubano il lavoro. Chi deve intervenire a questo sconcio? Devono intervenire le camere di commercio, devono intervenire i ministri dell'importazione, degli scambi con l'estero. Questo è il lavoro che voi non potrete fare mai. Questo intendimento è quello che voi vi interessaste alle autorità competenti di intervenire, non per bloccare questo, non si può bloccare perché gli scambi internazionali ce lo impedirebbero, ma creare la bicicletta made in Italy, la bicicletta made in Italy fatta bene, costruita bene, con lavoro italiano. In Italia ci sono 2 milioni di disoccupati, 2 milioni di cassi integrati, 5 milioni di famiglie al di sotto della soglia di povertà, e questo è il lavoro che importiamo, questo è il lavoro che a voi viene negato. Buonasera, intanto molto piacere Maurizio, maestro Carlà. Intanto si sente, no? Volevo prima di tutto ringraziare il maestro Carlà. Prova, ecco, allora si sente, così non urlo. Come Manifatture Knoss ringrazio la tua venuta qui, perché è veramente stata un momento molto importante per noi. Questo luogo si chiama Manifatture Knoss, e l'abbiamo voluto noi mettere questo nome Manifatture, perché prima si chiamava solo Knoss. Questa era una scuola di formazione molto avanzata, e diciamo che abbiamo esportato operai in tutto il mondo da qua, erano tutti uomini, quindi ci fa solo piacere che anche a questo laboratorio molte erano donne che erano qua a lavorare, a saldare, quindi ci fa solo piacere anche questo aspetto. Però la nostra intenzione è che questo luogo ci ha trasmesso, come dire, una vocazione che ce l'aveva già, quella di essere una scuola di formazione. E in questi giorni, con questo laboratorio organizzato da tutti quanti voi, da Afro, e con la presenza tua, di Mattia e di tutti gli altri, avete dato prova lampante che questa può continuare a essere una scuola di formazione, e quindi... la cosa che più ci teniamo è che sia anche una scuola di produzione, per cui l'intento era questo. Abbiamo voluto anche che questo workshop fosse fatto qui dentro, che è il museo di quello che è rimasto del Knoss, e si è prestato anche molto bene per costruire queste biciclette, per cui l'augurio è che questo lavoro che è stato fatto in questi giorni possa continuare. Le Manifatture Knoss metteranno a disposizione qualunque possibilità perché questo possa continuare e che si possa realizzare. E intanto volevo solo ringraziare il maestro Carlà e tutti quanti per la vostra presenza in questi giorni, che è stato veramente qualcosa di molto molto interessante. Grazie ancora. Grazie a Manifatture Knoss e a tutti gli sponsor e i partner di progetto, e qui ce ne sono tanti che hanno permesso che il workshop si realizzasse. Poi vorrei invitare un secondo qua Mattia, se gentilmente. Questo personaggio qua in questi giorni ci ha dimostrato di essere un po' diabolico. Diciamo, arrivava alle 6 di pomeriggio, dove magari era un po' stanco, però gli bastava una parola e si è rimesso a lavorare per 3 ore accendendo un cannello e stando lì a fare 2 telai, e a finirli, a lavorare insieme al maestro Carlo, che invece il primo giorno ci ha insegnato come si potesse fare un telaio con dei mezzi primordiali. Ci sono state delle scene in cui si lanciavano i martelli, si lanciava tutto, perché bisognava andare a creare un telaio solo con la dima e con il seghetto. Lascio la parola a Mattia, perché credo che abbia delle cose da dire dopo questi giorni. Prego. Ma parla, che le penso un attimo. Ah, ok. E comunque, intanto, che le pensa? Da domani, da oggi, è partito un altro workshop,
con Piero Di Silvestro da Roma, che è un artista poliedrico che ha fondato la prima ciclofficina a Roma e poi ha fondato, credo, altre ciclofficine, un circense che oggi abbiamo progettato insieme delle bici che si realizzeranno tra oggi, domani, dopodomani. Lui ha, diciamo, ha delle idee ambiziose, speriamo di realizzarle tutte e dopo magari parliamo anche insieme a lui. Io sono partito senza aspettarmi niente, non mi aspettavo assolutamente di trovare un posto così e nel vederlo insomma è stato commovente. Qua c'è la possibilità del rinascimento della bicicletta e dell'artigianato italiano. Sbattiamoci. Basta. Vieni Piero. Che aggiungere? Qua abbiamo avuto due esempi di telaisti incredibili. Oggi, quando sono arrivato oggi, ho provato un po' a stravolgere tutto il lavoro che hanno fatto loro. Il maestro in 80 anni, Mattia in quanti anni? Da quanti anni è che fai telai? 75. 2009. Ok, ok. E, non lo so, io tramite il lavoro delle ciclofficine credo che domani e dopodomani giocheremo a riciclare e giocare un po' con quello che in realtà si scarta, quello che il maestro Carlà ha definito... Com'è? Certo che ce l'ho. Il maestro Carlà ha costruito una ruota nel 2005 che è arrivata fino in Indonesia. Sì. No. Una ruota da corsa. E che dire, io sono arrivato oggi e sono molto fiducioso. Qui c'è un bellissimo clima, questo posto è incantevole. E secondo me riusciremo a fare biciclette alte, biciclette da trasporto, vediamo un po' come andrà. E non so altro che dire. Domani, per chiunque volesse pedalare con noi, domani sera verso le 19 usciremo da qui in pedalata in città e cerchiamo di essere sempre dolci col sorriso stampato sul viso, però noi crediamo che è importante riappropriarci delle strade e quindi domani usciremo in pedalata con le bici che si creano e con tutte quelle bici che vedete qui un po' particolari. Adesso rilascio la parola al maestro Carlà e poi magari vediamo insieme un po' quel lavoro svolto sui telai, quello che è stato fatto e niente, poi credo che è buonissimo aprire un dibattito oggi perché credo che sia un'opportunità di discussione, quindi per chiunque ha da dire delle cose si può aprire la discussione. Poi? A domanda rispondo. Prego, allora tieni un attimo. Alla signorina, all'ingegnere Chiffi. Alza. L'altro giorno, mentre si mangiava, cosa dissi? Che in assoluto la bicicletta su misura non esiste. Testimone l'ingegnere Chiffi. Se ne viene con una bicicletta acquistata a un magazzino, non so da dove, non mi importa da dove. Era messo su quella bicicletta in una maniera bestiale. Allora, il venditore, anche il venditore della bicicletta, deve mettere in condizioni il ciclista di poterla adoperare. Venne per acquistare una bicicletta, ma dissi, guarda, non lo conoscevo, non sapevo che fosse ingegnere. Sì. Mettiti sulla bicicletta, alziamo la sella, abbassiamo la sella, tiriamo il manubrio, lo spostiamo. Ho perso la vendita di una bicicletta per averlo messo in condizioni di poterne adoperare quella che aveva. Quindi questo mi richiama a quanto dicevamo,
o a quanto dicevi. Quindi la cultura della bicicletta non è solo per quello che la fa, non è solo per quello che la vende, ma anche per quello che l'acquista. Perché chi acquista una bicicletta, stamattina mi è capitato un cliente che vuole fare una bicicletta e non sa come deve farla. Allora, convincerlo, magari, forse anche sbagliando, no, ingegnere? Perché si può sbagliare tutti. Però si deve diffondere la cultura della bicicletta a tutti i livelli. Livello costruttore, livello venditore, livello utente della bicicletta, e valorizzare gli oggetti e valorizzare il lavoro, perché tutti possono fare tutto, ma il caro Mattia, il vecchissimo Carlà, quando si fa una bicicletta si deve mettere il cuore, non solo, ma non vendere la bicicletta a chi non merita di averla. È vero quello che dice il maestro, però è anche vero che insegnandomi ad avere una corretta postura sulla bici che io avevo acquistato, che non era una bici eccezionale, non lo è tuttora, ma continuo ad utilizzarla, mi ha aperto comunque anche alla possibilità di scoprire e di capire magari quale fosse la bicicletta adatta per me. Questo continuo a metterci ancora un po' di tempo a capirlo, ma ha semplicemente prolungato il tempo di attesa rispetto alla tanto agognata bicicletta per... Certo. Rispettando sempre le... Niente, e questo, secondo il mio punto di vista, è per lo sviluppo della bicicletta, e non solo le piste ciclabili, e non solo i nostri signor sindaco, caro venga, caro Maurizio, è encomiabile il tuo interessamento per fare funzionare le officine. Trovati dei ragazzi, trovate dalle autorità l'aiuto, non solo l'aiuto economico. Non parliamo con l'autorità, noi come dici tu, dal nulla si può creare. Noi abbiamo iniziato così, noi non siamo lì, noi prima facciamo, poi dopo andiamo a chiedere, non siamo lì che... Noi dobbiamo capire come si può partire questo rinascimento della bicicletta. Non si deve, credo che sia anche necessario capire che non si deve rimanere legati al rinascimento della bicicletta, non si deve rimanere alla cultura della bicicletta, ma si devono creare degli operai che possano, come ha detto prima lei, nostri operai sono andati fuori a esercitare il loro lavoro, a esercitare e a mettere in campo le loro competenze, ma se le competenze non le creiamo siamo a terra. Dicevo ad Afro, sempre encomiabile la vostra iniziativa, è necessario potersi affidare a vecchi mestieranti, a quelli, avevamo la tradizione del ferro battuto, il professore D'Andrea insegna, abbiamo avuto l'esperienza della cartapesta e ognuno si è rinchiuso nel suo ambito. Per quale motivo non fare una scuola della cartapesta? Per quale motivo non fare degli scultori in legno e delle sculture in legno? La scultura in pietra ormai è diventata una cosa molto facile, la fanno coi pantografi, la fanno cose, di conseguenza anche l'arte è venuta a cadere. Ma non so, lo scalpellino che lavora il legno, non mi ricordo, gli intagliatori, li abbiamo persi. Trovare qualche vecchio intagliatore per insegnare ai ragazzi l'intaglio del legno, l'intaglio della pietra, la formazione del... Lecce aveva una via intitolata Via Arte del Cemento, attuale via Don Bosco. Si è persa l'arte del cemento. Abbiamo avuto dei maestri su tutti i campi, la sartoria, la falegnameria, i fabbri. Dovete iniziare anche con i fabbri. Fabbri, i fabbricanti del mondo. Continuate. Vabbè. Vai.
Era per dire che questo luogo deve essere questo, cioè deve far ritornare prima di tutto le persone che sono, vanno via per cercare lavoro, e costruire qua la possibilità di iniziare dei nuovi lavori, chiaramente con voi, perché altrimenti voi siete l'asse portante della trasmissione del sapere. Per questo ti ringraziamo, perché sei venuto qui e hai portato. Voilà. Voglio rispondere non creando tante illusioni. L'amico Mattia, che è già diventato un maestro, per continuare a lavorare, per poter portare il pane a casa, se n'è andato in Spagna. Se n'è andato in Spagna. Fino a ieri la Spagna era più povera di noi. Il 1940-42, dopo la rivoluzione spagnola, è risorta dopo gli anni 60, ci ha superati. Erano a livello del terzo mondo dopo quello che è successo in Spagna. Oggi ci ha superati, ma ci ha superati non solo industrialmente, ma intellettualmente. Se i giovani italiani se ne vanno fuori, se Mattia ha creduto opportuno non emigrare, non dico emigrare, ma ha creduto opportuno andare in Spagna per le biciclette, vuol dire che il problema sta a monte. I grandi industriali delle biciclette italiane sono andati al fallimento. Atlas è stata venduta ai turchi, la Bianchi è stata venduta ai turchi, prima era stata venduta in Olanda, l'aveva acquistata un tarantino, Grimaldi. Il mercato italiano della bicicletta è morto, ma non in conseguenza dei fabbricanti, ma in conseguenza della poca lungimiranza di quell'industria. Le biciclette italiane erano le più belle biciclette del mondo. Per quale motivo abbiamo perduto? Per l'insipienza degli industriali. La Bianchi, la Piaggio, anche il grande Colannino, deputato del PD, che purtroppo è il mio partito, si fa fare gli scooter in Cina. Ma stiamo scherzando? Ma è colpa degli operai che non rendono, o è colpa degli industriali che non capiscono? È possibile che arrivi in Italia una grande quantità di biciclette e vedi sullo scatolo Bianchi, FIV, fabbrica italiana velocipedi di Edoardo Bianchi, via Cascine della Battaglia, no? Dove sta la Bianchi. Poi vedi di fianco, Made in Cina. E voi italiani comprate una bicicletta Bianchi, sottraendo il lavoro a loro. Allora, i ministri del commercio estero dove stanno? Le grandi associazioni degli industriali dove stanno? È più comodo che l'industriale faccia il commerciante e non il fabbricante. Quindi le autorità servono, ma le autorità bisogna pungolarle. Lo sciopero che hanno fatto recentemente, sacrosanto. Perché un primo ministro va a contrattare con gli industriali e non va a contrattare con i lavoratori, con quelli che si sporcano le mani, con quelli che con le mani devono portare il pane in casa? L'industriale che cosa fa? Tanto mi dà tanto. E il lavoratore non può dire tanto mi dà tanto, perché quel tanto non può dimostrarlo. Prendere la parola, perché poi io me ne devo andare, per cui sono qui per caso. E però, siccome ho sentito il Signore che comunque è ragione tanta, ragione tanta, però il discorso lo hai allargato un po', quindi io vorrei, quindi tutto a posto comunque. Palmira, va bene? Non ti basta?
No, sono entrata per caso, per cui faccio solo una piccola, un piccolo intervento e poi vado via. E io insegno a scuola, faccio le scuole medie, per cui siccome sento parlare di, invece di vecchi mestieri, siccome io insegno anche geografia economica e vedo che la scuola media è molto avanti per certe cose, soprattutto e per questi discorsi del ritorno dell'innovazione che parla anche Nichi Vendola e di quello che parliamo noi delle trasformazioni che ci vogliono necessariamente, però io penso che i vecchi mestieri dovrebbero, questi signori, per esempio anche i ragazzi che finalmente si mettono a camminare con le biciclette, io non l'ho mai smesso da quando sono nata, a parte le Bianchi, le Adala, dico uno si prende una bicicletta e cammina. Però il discorso dei vecchi mestieri è molto interessante, però secondo me dovreste venire nelle scuole, proporre i progetti ai cari presidi, se no diversamente se li prendono sempre questi che hanno bisogno di soldi. Per cui invece di parlare di vecchi mestieri parliamo sempre di ruberie, per cui si prendono i progetti per cose che non ci interessano proprio, oppure interessano trasversalmente. Per cui se invece voi ragazzi finalmente venite, perché noi quando presentiamo qualcosa facciamo le insegnanti lì, dicono vabbè li presenti che poi vediamo, invece se venite voi e presentate i vecchi mestieri tipo il fabbro, tipo quelli che fanno i cannizzi, e tipo i ragazzi che fanno il torchio, tipo i ragazzi della carta pesta, quello che volete, cioè presentate già l'anno prima, per cui poi potete essere considerati. E siccome i ragazzi, soprattutto io faccio molto per i ragazzi svantaggiati, che ce ne sono tantissimi, allora quelli potrebbero fare questi lavori, perché in classe, nelle lezioni frontali, non fanno niente. Cioè dico niente, niente. Danno solo fastidio, per cui la scuola media, secondo il mio punto di vista, è classista al 100%. Per cui siccome spero che arrivino queste nuove generazioni, voi, che dovreste essere veramente illuminati, tipo rivoluzione francese, e cioè fate qualcosa per cui serve, a parte il discorso sempre di sti soldi, punto. Ciao e auguri. Grazie. No, volevo dire una cosa, che si dà sempre colpa alle istituzioni, agli industriali. Per me la colpa ce l'abbiamo noi per primi, perché è inutile dare addosso alle istituzioni, agli industriali, e poi gli diamo da mangiare. Cioè, allora, perché ci sono le biciclette a 120 euro? Perché c'è qualcuno che le compra? Perché c'è qualcuno che le compra? O perché non riesce a guardare più in là del suo dito, o perché non ha cultura? Non ha soldi, però quante ne hai comprate di bici a 120 euro? Che telefono hai in tasca? Cioè, vai qua dietro, se non c'hai i soldi, ti fai tirar fuori dai ragazzi una bicicletta, che sono 20 anni che cammina, te la usi e andare a lavorare in bici. Ma spendono 500 euro di iPhone. Quindi, se si vuole cambiare qualcosa, bisogna prima cambiare il nostro consumo. Perché puoi stare in piazza tutto il giorno a manifestare, ma ti è concesso. È il tuo momento di sfogo, come quelli che vanno allo stadio, no? Che si sfogano la domenica e dopo fanno tutta la settimana con la testa bassa e non si lamenta di niente, consumano. Quindi la rivoluzione si fa con quello che si compra, per quanto mi riguarda me. Cioè, il problema di questa nuova generazione in generale è proprio parte della cultura, cioè parte dal basso, no? Come questi lavoratori, cioè parte dal nostro modo di vedere le cose. Se noi spendiamo 200 euro di bicicletta, non è soltanto perché non abbiamo cultura di sapere cos'è una bicicletta, come diceva il maestro Parla, ma proprio perché vediamo un vantaggio nelle nostre tasche come 200 euro al posto dei tuoi 1.500 di deraglio. Quindi, cioè, questo è un esempio X, ma vale per qualsiasi cosa in questo mondo. Quindi mancherebbe proprio una formazione culturale necessaria, vitale, per far capire e capire cos'è la cultura e cos'è la cultura del saper comprare, perché anche comprare è cultura in qualche modo, no? Quindi, ed è politica, certo. Perché se io vado in piazza tutti i giorni, però dopo a fare le manifestazioni contro tutto, e dopo ho la macchina, do i soldi ai petrolieri che fanno le guerre, bevo
la tard bevanda che ha fama e che compra, cioè, loro sono contenti. Stai in piazza? Un poco di coerenza dovrebbe essere la parola chiave, no? Rispetto a quello che si professa, e probabilmente quella che vacilla poi anche per un retroterra culturale che ad esempio rispetto alla bicicletta il maestro Carla ci insegna si è perso. Allora faccio un piccolo intervento e poi magari invito una persona qua se vuole parlare con noi anche. Credo che bisogna essere costruttivi prima di tutto, le rivoluzioni si fanno col dialogo e non si fanno col antagonismo. Per quello che vedo io in questo momento, soprattutto in una città come Lecce, dove comunque ha una dimensione dell'ascolto reale e non è una questione utopica. Quindi secondo me quello che noi dobbiamo mettere in campo in questo momento è un dialogo vero e proprio, e se molte volte mi è stato detto anche dalle persone, da varie associazioni che lavorano con le biciclette qui a Lecce, che non c'è ascolto, no? E che molte volte vanno all'amministrazione e non c'è ascolto. Io credo una cosa, che molte volte è vero che l'ascolto viene a mancare, però bisogna sapere che se si ha un obiettivo e l'obiettivo è collettivo, prima o poi ti devono ascoltare, prima o poi l'ascolto deve arrivare, prima o poi si arriva agli obiettivi che tu ti metti in testa di voler raggiungere. Io ringrazio l'assessore Guido che è qui, che è l'unico amministratore tra tutti quelli invitati che si è presentato qui, che è l'assessore all'ambiente. Lo vorrei invitare qui per creare insieme un dialogo, perché credo che ancor prima delle infrastrutture o di altri assessorati, credo che l'ambiente oggi a Lecce possa avere una forza propulsiva, possa lavorare su due grosse tematiche che sono quella dei rifiuti e che è connessa magari al riciclo, e quella del trasporto individuale sostenibile ed ecologico. Quindi buonasera a tutti, buonasera, non so se si sente, forse se parlo con la voce mi sentite meglio. Pronto? Sì, prova. Sì, adesso sì. Buonasera a tutti, per chi non mi conoscesse io sono Andrea Guido, assessore alle politiche ambientali del comune di Lecce. Che dirvi? Innanzitutto Afro, complimenti per quello che sei riuscito a mettere su. Che siete riusciti tutti a mettere su. E per un attimo il maestro mi ha fatto sognare, mi ha fatto tornare ai vecchi ricordi quando avevo la mia bella Graziella che andavo in giro in città. Grazie maestro, grazie per quello che hai fatto per la nostra città e per ogni nostro cittadino che ha avuto la possibilità di avere la bicicletta e di avere soprattutto di dare nelle sue mani, nelle sue preziose mani la nostra bicicletta. Lecce, diciamo, è una città che si può vivere tranquillamente andando in bicicletta, non utilizzando le macchine, perché comunque è piccola, si raggiunge facilmente in 10 minuti si riesce a stare al centro anche a piedi. Dalla 167 saranno 12 minuti, da Santa Rosa saranno 7-8 minuti. Diciamo che in passato ho sempre prediletto o la bicicletta o le gambe. Quindi adesso purtroppo per una serie di circostanze, perché comunque sono sempre su e giù tra il territorio comunale, soprattutto anche verso le marine, ho la necessità di muovermi con la macchina purtroppo, perché non riesco poi con i tempi della bicicletta a stare un po' ovunque. L'amministrazione comunale, diciamo, non è lontana, ci sono molti amici che mi conoscono, ci sono gli amici della cicloofficina che sanno che l'assessorato all'ambiente è l'assessorato di tutti in realtà, io lo rappresento, ma quella porta è sempre aperta, è sempre a disposizione di ogni singolo cittadino, dove le loro idee le concretizziamo, portiamo i progetti e li concretizziamo realmente in città. Tanto si è fatto, ma tanto si deve continuare a fare. È bello che soprattutto abbiamo il confronto tra la generazione di un tempo e la di due generazioni e la nuova generazione, perché comunque
Grazie Mattia per quello che stai facendo per tutti noi, penso che tu sia veramente una scuola, una vera e propria scuola per ognuno di noi, e il piacere di poter entrare nelle scuole, come diceva la professoressa che penso sia andata via, è molto importante, anche perché io credo che come te, che tu sia stato spinto soprattutto dalla passione, perché io credo, e da un senso di responsabilità, io credo che in ognuno di noi prima ci debba essere la passione per quello che si fa, no? Io mi ritrovo ad essere assessore, se uno mi dice ma tu come hai fatto a diventare assessore, io ti dico guarda non lo so, perché ho iniziato a 18 anni da consigliere di quartiere e mi ritrovo a 35, adesso 37 a fare l'assessore della città, ma non mi ha aiutato nessuno, mi sono creato da solo, mosso dalla passione, dall'amore del territorio, credo nelle potenziali della nostra città e credo che con l'amministrazione si può collaborare. Credo che gente che qui presente possa anche dire ciò che è stato fatto con l'assessorato all'ambiente e quante cose ci sono in pentola che con l'assessorato all'ambiente si devono portare avanti. Andrea, credo che è importante questo discorso, però in questo momento è molto importante per la politica urbana leccese avere chiaro questo obiettivo, perché se si proclama che Lecce è una città ideale, bisogna credere che Lecce è una città ideale. Sono convinto di questo. Non bisogna pensarlo in maniera, diciamo, solamente ideale o discorsiva o diciamo dialettica, ma bisogna veramente in questo momento lavorare affinché questa città, almeno per la prima cerchia della circonvallazione, abbia un ribaltamento. Certo. Perché se una città come Lecce, così piccola, non riesce a bloccare il traffico e non riesce a lavorare se noi prendiamo la mattina, è veramente insostenibile. Scusami, ti devo togliere la parola perché prego. Purtroppo noi leccesi siamo un po' comodi. Diciamo che ognuno di noi vuole arrivare al lavoro con la propria auto, vuole possibilmente anche parcheggiare l'auto sotto la finestra del proprio ufficio, perché siamo stati abituati un po' così, forse perché abbiamo sempre vissuto da una piccola cittadina, quella che eravamo, adesso siamo diventati una città che comunque è una vetrina un po' su tutto il mondo e quindi non ci possiamo più permettere di uscire con la macchina e pensare di portarci la macchina fin dentro la nostra casa. Dobbiamo cambiare la mentalità soprattutto, perché io mi rendo conto, credetemi, io vivo il territorio 24 ore su 24, da stamattina sto in giro per un po' di problemi e non mi sono mai fermato nemmeno per pranzare. Quando mi trovo a parlare con determinate persone, con determinati per cercare di risolvere determinati problemi in città, io mi sento dire, ma sai, la camera da letto affaccia sulla strada dove io parcheggio la macchina, perché così se succede qualcosa io posso intervenire immediatamente. Questa mentalità deve scomparire, perché se parcheggiamo la macchina a 200 metri da casa, a 500 metri da casa, va bene, ci sta, per la città che oggi è Lecce e che rappresenta, ci sta questa cosa, non possiamo stare più con la mentalità di un tempo, teniamoci la casa sotto la macchina sotto casa perché ma sia se la rubano, non esiste più questo discorso, ecco perché dovremmo fare un discorso soprattutto di sensibilizzazione anche per far capire che la città sta veramente cambiando. Scusa Andrea, oppure anticipare in maniera intelligente questo difetto dei leccesi. Certo. Per dire, vicino a Porta Rudie c'è un semaforo che lampeggia giallo da anni e quello è un punto centrale della città dove si crea un traffico allucinante. Io non sono un urbanista, diventa pericoloso per pedoni, ciclisti, automobilisti stessi e credo che, una piccola rotonda, visto che il semaforo è spento, questa potrebbe essere una soluzione. Certo. O anche no, però cullarsi troppo su questo discorso antropologico dei leccesi rischia di lasciare il problema così com'è e usarlo come scusa. No, ma probabilmente bisogna anticipare. Certo. Questo gap antropologico, e probabilmente i leccesi si adegueranno anche
indubbiamente è quello una che viabilità bisogna, più è quello, dolce è quello che bisogna fare. Io parto, però deve farlo qualcuno, insomma. Parto dalla mia da esperienza sopra. Personale che ho avuto con il mondo degli animali, quando negli ultimi anni mai nessuno si è preoccupato di seguire determinati problemi, criticità che il mondo degli animali aveva in città. Da 2 anni a questa parte siamo riusciti a fare tante cose, fino ad arrivare anche alla pet therapy nell'ospedale di Lecce, cosa che era impensabile, e siamo stati i primi, la città di Lecce è stata la prima a far entrare un cagnolino a far visita al suo padroncino in ospedale. Sono riuscito a cambiare tantissime cose e tante altre ne vorrei fare, certo il tempo, se quello che riesco a fare in questo mandato farò, e sarebbe bellissimo cercare pure di vedere Lecce a misura d'uomo e di bicicletta, no? Però purtroppo io posso fare determinate cose, non ho una bacchetta magica. Quello che posso fare io al mio collega è cercare di sensibilizzare soprattutto il mio collega a rendere la città molto più pratica dal punto di vista della bicicletta. Ma anche dotare, voglio dire, un minimo l'amministrazione stessa di biciclette e non di auto potrebbe essere un qualcosa, cioè iniziare gli amministratori a camminare in bicicletta, non sarebbe un qualcosa di magari con delle biciclette di made in... Noi ne abbiamo due. Qua. No, made in qua dentro. Ah, noi ne abbiamo due. Sarebbe il minimo. Ufficio ambiente dotato di 2 biciclette. Ma made in Cina? Dal Ministero dell'Ambiente. Ma saranno sicuramente made in Cina, sarebbe una cosa veramente... Io volevo parlare di una cosa, della comodità, no? Perché tutti siamo convinti che la macchina è una comodità, ma come mi stavi dicendo te adesso, la paranoia che ti rovina la macchina, il tempo che devo parcheggiarla, il tempo che sto in coda, il tempo che devo stare a lavoro per pagare la macchina, il tempo che devo stare a scegliere che macchina prendere... Tutto questo, se tu lo contabilizzi, io quando avevo una macchina lavoravo 4 mesi all'anno per andare a lavoro con la macchina. E allora, cioè, bisogna fare questo tipo di cultura per me, cercare di far pensare alla gente un attimo. Visto che quello che ci interessa sono i soldi, alla maggior parte, all'italiano medio, cioè al medio gli interessano i soldi, becchiamolo su questo punto. Cioè, questo potrebbe essere una campagna, pensarla. Con degli studenti di filosofia, non lo so, mettere in giro scritto qualcosa, la tua macchina ti costa tot, fagli un calcolo proprio. Io ho fatto il calcolo, ci mettevo mezz'ora in più al giorno, ma dovevo lavorare in bici, e però per togliermi mezz'ora dovevo lavorare 4 mesi all'anno. Ma io volevo dire una cosa, e formare i bambini, inizia a mettergli in testa i bambini che quando crescono... Però no, perché spesso è un cono nella famiglia, capito? Se il bambino è formato, se sono delle persone intelligenti si formeranno anche gli adulti, o se no quando il bambino crescerà un adulto intelligente, forse. Volevo dire che spesso, non sto parlando di questo caso specifico perché non la conosco, però gli italiani ormai, soprattutto di questi tempi, il distacco dalla politica, da chi amministra la nazione, la regione, le province, le città, magari le città un po' meno perché c'è un rapporto più diretto con l'amministratore, però è dato dal fatto che chi amministra non ha il coraggio spesso di prendere decisioni impopolari. Allora, il ragionamento rispetto al fatto che il leccese, come il tranese da dove vengo io o il barese, abbia necessità o il desiderio o l'abitudine di parcheggiare la macchina sotto casa, mette spesso l'amministratore locale davanti alla questione meramente elettorale di prendere una decisione impopolare che gli costerà poi nelle successive elezioni, nelle quali dovrà andare a chiedere il voto alla stragrande maggioranza di gente che vuole mettere la macchina sotto casa, nel momento in cui l'amministratore locale dice no, io metto la zona a traffico limitato, impedisco l'accesso, faccio una serie di atti politici che vanno contro le abitudini comuni, ok? Quindi secondo me fondamentalmente 2 cose dovrebbe fare l'amministratore locale: essere, non potendo capire di tutto, saper ascoltare in primis coloro che buttano il sangue dalla mattina alla sera sulla tematica della quale si sta parlando. Quindi qua ci sono persone che
buttano il sangue dalla mattina alla sera parlando di mobilità, 24 ore su 24 investono dei soldi per aprire imprese, per lavorare nel settore. Anche chi non investe soldi ma lo fa perché crede che un altro mondo sia possibile andando in giro in bicicletta o a piedi anziché con la macchina. Una volta ascoltata tutta questa gente, poi bisogna avere, l'amministratore locale deve avere il coraggio anche di dire alla stragrande maggioranza delle persone, perché oggi, come per esempio, per quanto l'esempio più stupido può essere quello legato all'immigrazione, ok? Cioè, il problema immigrazione è un falso problema, perché tipo a Trani non abbiamo i problemi dei Rom, ma se tu parli con quello che sta fuori al bar ti dice che ai Rom bisognerebbe dargli fuoco, perché dalla mattina alla sera in TV, sui giornali, sentono parlare di questa roba, che non è un dato reale. Cioè, nelle grosse città ci possono anche essere situazioni problematiche, ma la stragrande maggioranza dell'Italia è fatta di piccoli centri dove c'è una convivenza tranquilla. Quindi i problemi li creano a volte la comunicazione, che è qua sempre, sempre. Certo, certo, certo. Niente, volevo dire solo questo. Hai pienamente ragione in quello che hai detto. Io dico sempre, io sono un po' impopolare quando faccio le cose, perché ho detto no al circo, per esempio, cosa che invece in tanti lo volevano, e io ho seguito quello che mi diceva il mio cuore e quello che mi dicevano gli animalisti, e sono andato contro, diciamo, un sistema. Ho fatto molte cose impopolari proprio perché mi rendevo conto che erano delle cose che la città chiedeva, nel senso che il cittadino che ha un cuore, il cittadino che ha una coscienza, me lo chiedeva. Io non ci vuole, non, di molte cose non ne capisco. La mia fortuna è quella di stare in ufficio e di ascoltare tutti i cittadini che mi vengono a trovare. Abbiamo avuto modo di fare un bellissimo progetto con l'associazione dei Cicloamici. Con loro abbiamo fatto diverse cose l'anno scorso, abbiamo portato in piazza il loro laboratorio, abbiamo fatto vedere, abbiamo fatto una o due giornate di sensibilizzazione ai cittadini per far vedere che presso le officine CNOS, se uno voleva dotarsi di una bicicletta, lo poteva fare tranquillamente venendo qui, imparando come si sistema una bici, e poteva uscirsene dalle officine CNOS con una bicicletta gratis pure, perché comunque era quella cosa, quel discorso sul recupero delle biciclette prese vicino ai cassonetti, e dando la possibilità anche alle persone che comunque la possibilità di comprarsi una bicicletta non l'hanno, di uscirsene dalle officine CNOS con un mezzo di locomozione. È stato un bellissimo progetto. Io ho proposto anche a loro di adottarsi una pista ciclabile. Ho detto a loro di fare questo progetto, di far adottare la pista ciclabile Lecce San Cataldo, dove l'amministrazione comunale avrebbe sistemato, diciamo, tutta la pista con il taglio degli alberi, dell'erba, la sistemazione del manto stradale e quant'altro. L'amministrazione comunale comunque avrebbe concesso, che so, due chioschetti, uno all'inizio e uno alla fine sulla Lecce San Cataldo, che comunque sono 10 chilometri, per consentire proprio ai ciclisti, ai cicloamici, di andare a mare tranquillamente in bicicletta per il periodo estivo. Quindi poteva anche diventare un qualcosa di particolare. E no, non si è fatto per una mancanza, non, forse è la prima volta che non è per mancanza dell'amministrazione comunale, perché l'amministrazione comunale intende fare questo progetto, e dobbiamo trovare solamente l'associazione che prenda a cuore questo progetto e che soprattutto veda oltre, veda anche la possibilità di avere un piccolo guadagno, sempre per poi spendere all'interno dell'associazione. Perché io credo che dare la possibilità per 3, 4, 5, 6 mesi ad un'associazione di potersi gestire una pista ciclabile, quella che può essere l'attuale Lecce San Cataldo, per esempio, potrebbe essere una cosa molto interessante per entrambi le parti, per l'amministrazione comunale e per l'associazione, per esempio.
niente. Dai, ciao Andrea, io sono Piero, vengo da Roma. Volevo soltanto ribadire il concetto di Filippo, che conosco da un sacco di tempo. Anch'io lavoro nel settore, sono un ciclista, non ho la patente, ho costruito la mia vita tranquillamente senza automobile. E capisco la tua posizione da assessore, stai in politica, ma le cose, la rivoluzione soprattutto, si fa prendendo delle decisioni impopolari, è fondamentale. Questa faccenda del comfort, questa faccenda della comodità, a me sinceramente mi ha proprio stufato. Te lo dico perché non può continuare a essere l'ostacolo il sessantenne, addirittura anche il cinquantenne, che è abituato a delle cose che riguardano vecchie generazioni, gli anni 70, il boom economico, gli anni 80. Cioè, non è possibile. Io personalmente ho viaggiato molto, ho visto che in molti altri posti del mondo non c'è proprio questa concezione della comodità intesa con l'automobile. Sono stato in Danimarca nel 2004 con un'automobile, ci si fermava costantemente perché aveva dei problemi con la batteria. Non c'era nessuno che aveva una macchina per poterci attaccare i cavetti, e tutti rispondevano con estrema proprio ingenuità: io la macchina non ce l'ho, quando mi serve l'affitto, ok? Io ho la bicicletta. Ma mi rispondevano così tutti, noi giovani in Danimarca nel 2004. Ho visto tantissimi posti del mondo dove il comfort non esiste, la gente sta benissimo. Ora mi rendo conto che non sarai tu, Andrea, qui a Lecce a ribaltare la situazione, però sono tutti piccoli gradini. Sta facendo del comfort, l'aria condizionata, la comodità, è deleteria, cioè, come diceva anche Mattia, cioè, le scelte si fanno. È anche una comodità stare a dire: ma le persone andrebbero istruite, le persone si devono iniziare a informare da sole. E sta tutto a noi giovani, trentenni, ventenni, quarantenni, ad avere comunque la voglia, la passione, la voglia di cercare delle maniere alternative. Noi abbiamo la stessa età, ok? Io nel quotidiano faccio un lavoro difficilissimo perché ho un'officina di biciclette e sto costantemente a far capire alle persone che la bicicletta che hanno comprato è pessima. Ok, a me mi portano le biciclette dei centri commerciali e io non gliele riparo, e se la prendono con me dicendomi: io che devo fare? Guarda, io non posso ripararti la tua bicicletta perché mi dovresti pagare un sacco di manodopera e non funzionerà mai bene. Ti posso dire cosa dovresti fare, cioè, sono tante le scelte che andrebbero fatte nel quotidiano, ok? Però, cioè, questa faccenda del comfort, della comodità, no, bisogna fare delle scelte impopolari, come è stato fatto a Londra tanti anni fa. A un certo punto hanno deciso che si chiude un anello. Vuoi entrare in macchina? Sono 12 euro. Ma quello per un anno e mezzo c'è stato il delirio. Adesso usano tutti la bici, sono felici. Bici, metro. Quando non ci sono le macchine in giro, gli autobus vanno molto meglio, i tram, se ci sono le metropolitane, funziona tutto molto meglio. Ci sono le aree per i bambini. Il bambino può uscire tranquillamente in strada e il genitore non c'ha la paranoia che va a finire sotto l'automobile. Non lo so, sono tutti piccoli gradini. Credo che a piccoli passi questa cosa avverrà anche in città, perché per esempio io mi accorgo che da qualche anno a questa parte comunque Lecce sia cambiata anche da questo punto di vista, nel senso che ci siano molti più voglia perché è una città universitaria, voglia perché comunque la crisi ha portato a molti di mantenere la macchina nel garage. Non sempre la crisi è una cosa negativa, bisogna anche vedere nella crisi la cosa positiva, perché mi rendo conto che molti, per esempio, mi vengono a dire: sai, non ho più i soldi per pagarmi l'assicurazione, sto camminando in bicicletta. Quindi la crisi, a volte, anche se è una cosa brutta, sembra una cosa brutta quella che sto dicendo, però molto spesso serve ad aprire la mente la crisi, perché uno fa capire che sì, è vero, il comfort, però poi c'è anche, da un punto di vista ambientale, il rispetto per l'ambiente, che è molto più importante. E poi diciamocelo, la bicicletta comunque fa bene ad ognuno di noi, anche fisicamente, un po' di movimento non ha mai fatto male a nessuno. L'unica cosa è che dobbiamo cercare di far capire sempre più al leccese che non è più un grande paese la città, ma è una città oggi. E quindi questo passaggio manca, che va fatto a piccoli passi. Purtroppo non possiamo cambiare le mentalità delle persone così, ma occorre tempo, occorre sensibilizzare, occorre formare,
occorre partire dai ragazzi, perché le persone di 40, 50 e 60 anni che hanno sempre camminato con la macchina non la cambieranno la mentalità, non la cambieranno la mentalità. A piccoli passi io credo che questa cosa possa avvenire anche in una città come, in una città come oggi Lecce. Grazie. C'è qualcun altro che vuole fare un intervento su questa tematica? Io sono Andrea, mi chiamo come te, faccio parte di un team di design di Roma, però siamo tutti leccesi. Allora, io ho fatto una... ho notato una cosa molto grave, faccio su e giù da Roma, Lecce e tutt'altra storia, che andando e venendo sempre da mesi oppure soltanto una settimana eccetera, trovo sempre l'affollamento di macchine una cosa molto grave e anticulturale. È proprio come se tu blocchi il sistema, no? Quindi 30 macchine vanno bene per una via, 300 bloccano. E ultimamente ho letto sul giornale, l'ho detto anche prima ad Afro, che c'era la richiesta da parte dei commercianti per questi giorni di festa, quindi di bancarelle eccetera, più parcheggio. Cioè hanno levato il parcheggio a Carlo V, è assurdo, cioè fa paura. A me personalmente spaventa, ho studiato anche in Germania, quindi là la bicicletta cultura è abissale. E questa cosa a me fa, da leccese, perché io amo la mia città e voglio che cresca, mi fa paura. Quindi a te Andrea, ti chiedo se tu sei interessato ad avere opinioni, no? Quindi come diceva prima Filippo, Afro, Mattia, Piero, qui hai tante persone che hanno delle testimonianze. Se tu vuoi collaborare con noi, quindi avendo un metodo di apertura nostro e adattandolo al tuo, o comunque al tuo al nostro, quindi avendo più menti che ragionano sullo stesso pianeta, allora io credo che lì si può cambiare, perché leggendo articoli del genere sul giornale quotidiano a me fanno paura. Cioè dire ci servono più parcheggi, ma stiamo scherzando, qui servono più biciclette, più cultura, cioè serve libertà mentale. E quindi questo lavoro dal basso magari serve anche a questo, fare qui in officina magari serve, come diceva anche il maestro Carlà, che amo e rispetto la sua genialità. Quindi è proprio, ci deve essere questo, eliminare questo deficit che c'è, togliere questa cultura della comodità, comfort, come diceva Piero, è ancora una parola strana, no? Della macchina sotto casa, cioè basta, siamo anche nel 2014, cioè perché a Londra funziona e qui no? È assurdo, là sono 30 milioni, 12 milioni, non so quanti sono, e qui siamo 100.000, quindi ti chiedo questo, tutto qui. Diciamo che sono un amministratore un po' sui generis, perché... la forza che mi sta facendo andare avanti è proprio la capacità di ascoltare il cittadino e di mettere in pratica soprattutto le scelte del cittadino. Io ricopro, ho l'assessorato alle politiche ambientali, che diciamo ha tantissimi problemi, ma tantissimi problemi. Molti problemi io sono riuscito a risolverli proprio per aver avuto diciamo la possibilità dell'ascolto, perché mi ha aiutato tantissimo. Io non sono, molti dicono l'assessore Guido è l'unico che si dà da fare, l'assessore Guido è l'unico che risolve i problemi. Io i problemi li riesco a risolvere perché è la gente che mi dice come risolvere i problemi. La capacità è proprio quella, nel senso sono un amministratore che piace più ascoltare e cercare di fare squadra e risolvere il problema, anzi mi piace più risolvere il problema direttamente parlando e dialogando con le persone, anziché stare lì e fare l'amministratore e decidere io. Non devo decidere io. Io sono lì perché i cittadini mi hanno detto sì, ti diamo la fiducia, ti diamo la nostra fiducia, ricopri quel ruolo. Ma sono sempre la loro voce praticamente. Quello loro mi dicono, io faccio, né più né meno. Quindi sono qui a dirvi, voi avete la possibilità di avere un amministratore tranquillissimo, tranquillissimo da tutti i punti di vista, anche perché... politicamente io, se tu mi dici sei di destra, di sinistra, di centro, quella, dico io sono del cittadino, perché a me mi ha votato gente di destra, di sinistra, di centro, gente che non ha mai andato a votare, è andato a votare perché è andato a votare Andrea Guido. E perché Andrea Guido? Perché sta lì ad ascoltare tutti quanti, indipendentemente da tante cose. Quindi avete questa opportunità, giochiamocela tutti insieme. Sì, Andrea, ti ringraziamo intanto per l'apertura e l'ascolto che ci siamo
che stiamo costruendo qui insieme, il dialogo. Però secondo me c'è anche una questione. È vero che un amministratore perché l'hanno votato i cittadini, è vero che un amministratore rappresenta, diciamo, i suoi votanti, però è vero anche che un'amministrazione deve dare delle direzioni. E se le direzioni, diciamo, rappresentano una cultura dominante attuale, non credo che le direzioni possano avere una svolta. Quindi in questo momento magari ci sono a Lecce dei gruppi piccoli che però hanno degli obiettivi grandi, come magari Gianub ha fatto in Piazza Dante, no? Ricostruendolo con gli abitanti. Ora abbiamo pensato che fosse importante lavorare sulla città su ampia scala e rivederne il concetto di spostamento. Però come struttura noi laboratoriale urbana ci annulliamo, nel senso noi sostanzialmente abbiamo fatto questo lavoro per aprire il campo e dare voce a chi magari ha fatto delle attività che sono veramente importanti e che non hanno avuto voce. Però quello che credo che è molto importante oggi per l'amministrazione è avere delle direzioni. Non si può essere sempre in balia del vento. Cioè adesso se la tematica delle biciclette e della sostenibilità è una tematica importante, se il nuovo piano urbanistico si prefigge che questa qui è una tematica importante, vanno fatte delle scelte chiare, definite, che se non si fanno le scelte definite noi non possiamo sviluppare un progetto di differenza. Quello è importante, e molte volte queste scelte non hanno dei tempi lunghi, perché molte volte bisogna lavorare sul tempo distanza in una maniera molto rapida o molto lenta, e l'attesa credo che noi ciclisti l'abbiamo avuta tanto. Adesso basta. Afro, sono qui per dirvi: facciamolo, sbrighiamoci a farlo, approfittate di questa cosa, sottoponetemi tutte le problematiche, facciamo i documenti insieme e alla fine sarò io a portarli in giunta o in consiglio, le vostre idee, i vostri progetti li porterò io in consiglio. Quindi, però facciamolo, perché poi io sono uno molto pratico, mi piace farle immediatamente le cose, mettere nero su bianco e portarle avanti e finirle le cose, perché sennò di belle parole se ne dicono sempre tante. No, siccome sono stufo pure delle belle parole. Va bene, tenete conto una cosa. Vai. All'interno dell'assessorato delle politiche ambientali sono stato l'unico amministratore a creare la casa delle associazioni. La casa delle associazioni serve per dar voce a tutte quante le associazioni intendano fare progetti, sensibilizzare i cittadini, proporre nuove idee, fare tante cose. Quindi approfittate di questa cosa qua, noi siamo riusciti a fare tanto grazie esclusivamente alle associazioni e non grazie all'amministrazione comunale, perché molto spesso poi il politico si trova ad avere a che fare con quello che sono la macchina burocratica, che è diversa da quella del politico, perché la macchina burocratica è formata dagli uffici. Molto spesso i dipendenti comunali, che secondo me andrebbe rivisto, però non in positivo il contratto di lavoro, in negativo, tanto produci tanto ti do, perché è impossibile oggi, perché io per esempio sono un amministratore che si trova a combattere sempre con quello che è la lentezza dell'ufficio, sono un po' più avanti rispetto al mio ufficio. Questo perché loro quante ore lavorano, 6 ore e 40, quanto percepiscono? 1500, ma non so quanto prendono. E loro il loro pensiero, la loro cosa è fissarsi su quelle 6 ore e 40. Per me amministratore la giornata non ha mai fine, io sto dalla mattina alla sera buttato in mezzo alla strada o dietro una scrivania a cercare di risolvere quanti più problemi possibili per la mia città, e non vado d'accordo con il mio ufficio, tranne con qualcuno che riusciamo a fare tanto per la città, con molti altri ho seri problemi. Io ho dovuto spostare persone del mio ufficio perché non gli andava di lavorare, quindi è vero quello che dice l'amministrazione comunale, deve essere più attenta qua e là, ma il politico di turno deve anche confrontarsi con quello che è la lentezza dettata dai dipendenti comunali. Sì, ma appunto per quello, forse le risorse non sono... Se fosse per me manderei a casa molta gente che sta lì a riscaldare la sedia. Va bene, adesso io credo che la discussione possa terminare, se siamo tutti d'accordo, perché credo che sono stati affrontati vari punti e bisogna svilupparli.
Adesso questa settimana facciamo un altro incontro lunedì, si lavorerà questi tre giorni, si farà quest'altro incontro insieme a Piero, che appunto ci illustra il mondo delle ciclofficine e del movimento politico legato alla bicicletta. E poi settimana l'altra, da giovedì, ci sarà un seminario con Gael Architects di Copenaghen, che rivisitiamo la città di Lecce, rianalizzandola secondo la ciclabilità, ma non diciamo da un punto di vista di piste solamente, ma di snodi intermodali. Prego. Mi devi scusare, devo aggiungere una cosa, sì, in tutto quanto. Questa mattina io sono stato presso la comunità Emmanuel, dove ho avuto il piacere di parlare con padre Mario, non so se lo conoscete come personaggio, secondo me è un santo in terra. Con padre Mario è uscito fuori il discorso delle biciclette, è uscito fuori l'associazione Ciclo Amici, è uscito fuori che per il 2015 loro praticamente sarà il loro 30° anniversario, e praticamente volevano fare una biciclettata alla scoperta, e lì ho dato io il suggerimento di un itinerario della Lecce alla scoperta della Lecce solidale, praticamente partendo da Piazza Sant'Oronzo o dalle officine CNOS per arrivare a Villa Convento, dove comunque andremo alla scoperta di quello che è la comunità Emmanuel, quello che fa la comunità Emmanuel, di quello che fa l'Emporio della Solidarietà, dove attraverso l'Emporio della Solidarietà si dà la possibilità a 2400 famiglie del territorio di avere ogni giorno un piatto di pasta pronto. Quindi sarebbe anche una bella cosa fare tutti quanti insieme, perché lì occorre essere in tanti per cercare di promuovere un po' tutto quanto, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista ambientale. Scusatemi, su ho questa concluso, cosa non parlo qui più. Ci risentiamo, se qualcuno ha qualche cosa da dire, se no possiamo chiudere. Ringraziamo tutti quanti della presenza, il maestro Carla soprattutto, grazie veramente di essere venuto, che è il più giovane della comitiva, il più giovane. Dovreste fare dei gruppi di tre per raggiungere la mia età. E basta. Allora ci rivediamo domani mattina, e questa sera c'è un piccolo aperitivo, musica, ci divertiamo un po' insieme. Vai. Io avevo proposto una cosa, anche per rinsaldare quell'amicizia che si è creata con Mattia. Dovrete fare una passeggiata con la bicicletta. Lecce Monteroni sono 7 chilometri, anzi all'officina mia 8. Vi pregherei di venire, perché voglio rinsaldare l'amicizia con Mattia. Ovviamente quanti vorranno venire non riceveranno neanche il caffè, perché la borsa mia e il borsellino non me lo consentono. Però vi invito a farmi l'onore di ricevere una visita vostra. Anche all'assessore è rivolta questa, perché l'assessore potrebbe essere il rappresentante della città di Lecce. Domani vi aspetterei all'officina, io mi alzo alle 7, mi faccio la pulizia, prendo il caffè, arrivo in officina alle 8:30, alle 9:15. Non vi costringo a una levataccia. Per arrivare da Lecce a Monteroni ci vogliono 25 minuti, quindi 25 minuti del vostro preziosissimo tempo vi pregherei di dedicarlo a me. Va bene, ok. Grazie maestro Carlo. Grazie a tutti. Credo che l'invito è stato diretto come capofila e come rappresentante della città di Lecce, visto che ci avete ancora la fortuna di avere... Che l'obiettivo del vostro... A Lecce si è creato un logo, Made in Carcere. Creiamo la bicicletta Made in Lecce. Saremo, veramente risalteremo nella nostra nazione. Prego. Ho già fatto una piccola decalcomania, che me l'ha fatto quello che ha la litografia a Monteroni. Made in Lecce. Bene, il comune di Lecce può essere un comune capofila a livello nazionale di questa iniziativa, e le manifatture CNOS penso che siano pronte sotto le leggi da guida dell'architetto Afro. A te Afro. No, io non guido niente. Va bene, grazie. Ciao a tutti, guida la bici più baci.